Il 14% dei bambini toscani non è risultato in regola con i vaccini al suono della prima campanella. Lo ha spiegato l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi, ospite dell'incontro molto partecipato sul tema dell'obbligo vaccinale organizzato a Villa Bertelli, a Forte dei Marmi, dal circolo Il Magazzino con il supporto dell'amministrazione comunale. Accanto alla vicepresidente della regione, anche il numero uno dell'ufficio scolastico regionale, Domenico Petruzzo, e il professor Diego Peroni, titolare della pediatria dell'Università di Pisa. C'è un 14% di situazioni che devono essere approfondite, che possono, non necessariamente sono bambini che devono essere vaccinati, può anche darsi che siano situazioni che non sono aggiornate nel database delle aziende sanitarie. Vengono chiamati, gli viene consegnato l'attestato per l'autocertificazione, il modulo per l'autocertificazione, e possono utilizzare i colloqui presso l'azienda sanitaria ed eventualmente, se si tratta di mancata vaccinazione, prenotare la vaccinazione all'ASL o richiedere informazioni. Il decreto vaccini, varato a giugno dal Ministero, non prevede l'obbligo vaccinale per insegnanti e bidelli nelle scuole italiane, una lacuna su cui si dovrà intervenire. Serve su questo la necessità di reintervenire sul piano legislativo e comunque noi ci stiamo muovendo. Io penso che parlare di questo argomento fosse necessario. Vaccinazione d'obbligo scolastico, in questo momento tutti i genitori sono più o meno coinvolti dalla problematica. Ottimo incontro partecipato e noi ne organizzeremo altri della stessa qualità.